Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video, terza giornata degli Australian Open. Prima di parlarne, l'invito è come al solito a iscrivervi al canale, cerchiamo di raggiungere quota 800 quanto prima possibile, a lasciare like al video, ad attivare la campanella. Andate poi sul sito www.fantatennis.net e scoprite le regole per partecipare al gioco del canale, gioco gratuito con premi, quindi gioco a cui possono partecipare tutti gli iscritti al canale, anche i non iscritti, ma gli iscritti possono vincere, quindi conviene iscriversi al canale. Andate appunto sul sito, su www.fantatennis.net, scaricatevi il regolamento, scaricatevi il calendario e poi aspettate la novità che verrà presentata i primi di febbraio. Ci sarà per quest'anno solo per chi già lo fa, ma dall'anno prossimo per tutti, una bella novità per quanto riguarda il fantatennis. Fatta la dovuta pubblicità al gioco, alla mia creatura, al gioco, parliamo della terza giornata degli Australian Open. Partiamo dai nostri, partiamo da Sonego, partiamo da appunto da Sonego che ha perso in 5 set, 3-7-2 contro un Urzak non irresistibile, un Sonego che ha giocato benino, nel senso che io ho visto un notevole passo in avanti, ma un Sonego che è stato tradito da una scelta sbagliata ad inizio tiebreak del secondo set, quando ha lasciato una palla che Urzak aveva preso male e questa palla è finita 50-60 centimetri dentro al campo, dando l'immediato contro mini break a Urzak, che aveva fatto un doppio fallo di metri nel primo punto del tiebreak e che sembrava sull'orlo di andare 2-7-0 sotto. Tra l'altro, Sonego aveva servito per il set del secondo, si era fatto controbreccare dopo aver annullato due palle break. Insomma, di chance per Sonego. Per vincere questa partita ce ne sono state, poi vinto 6-2 il terzo set con un'ottima reazione. Poi Sonego ha iniziato purtroppo a fare il Sonego, nel senso che l'altro un po' è salito. Sonego è decisamente sceso e ancora, considerando che insomma ha passato tutto l'anno massimo a fare due turni in un torneo, non ha latitudine ai 3 su 5, si è un po' spento Sonego, l'altro è un po' salito, gli ultimi due set sono finiti 6-3, 6-3. Nella sconfitta vediamoci del buono, vediamo un Sonego che comunque se l'è giocata ampiamente alla pari, un Sonego che poteva vincere 3-0, perché ripeto, se non sbaglia quella valutazione del tiebreak e riesce a tenere i due turni di servizio senza concedere il mini break, sarebbe andato 3-0. Probabilmente avremmo assistito, perché poi da quel punto là ci sono stati una serie di punti, mi sembra 3 punti consecutivi, 3 o 4 punti consecutivi di Urzak che hanno girato quel tiebreak, e quel tiebreak era veramente, visto anche la condizione in cui era Urzak, che è migliorata con il tempo chiaramente, ma che magari se il tempo non lo avessi avuto nel terzo set, e sarebbe restata quella che poi è restata, perché il terzo set Sonego l'ha vinto 6-2 e quindi probabilmente Sonego avrebbe vinto 3-7-0. Occasione persa, come occasioni perse sono state quelle nei giorni precedenti di Musetti e di Berrettini. Musetti per i problemi a Tartarini, Musetti che ha giocato, come detto, condizionato dai problemi a Tartarini. Su Berrettini, torniamoci un attimo a pensarci a mente fredda, probabilmente ha ragione Scalagatta a dire che ha influito il fatto che si sia giocato al coperto, nel senso che il fatto di giocare al coperto senza una temperatura, senza quel caldo torrido australiano e in un momento in cui magari la temperatura non faceva bruciare più di troppe energie rispetto a quelle che si sarebbero bruciate in condizioni estreme, certamente ha aiutato Murray a resistere anche nel quinto set. E quindi insomma Berrettini un po' penalizzato dalla situazione, ma quel rovescio
sul nastro non ha alibi, nel senso che uno che vuole essere top 10 quella palla con Marre che sta andando dall'altra parte deve fare l'incrociatino stretto, metterla in campo e dargli la mano. Quindi la temperatura e la pioggia è sicuramente uno svantaggio, ma non deve essere un alibi. Non ha bisogno di alibi per nostra buona sorte invece il buon Jannik Sinner, che nella prima mattinata australiana, ovvero la prima nottata italiana, si è sbarazzato, perché il termine corretto è sbarazzato, di Echeverri, dell'argentino Echeverri, 6-3, 6-2, 6-2, partita durata 1 ora e 46, che per 3 set sono niente. Sinner che accede al prossimo turno non avendo perso un set, anche oggi non ha concesso alcuna palla break, tutto bene la marchesa, come si dovrebbe dire, e adesso aspettiamo il prossimo turno contro Fuksovic, che è comunque un avversario pericoloso, perché nell'ultimo precedente, se non vado errato, per quanto riguarda gli slam era Wimbledon, lo ha battuto per 3-7-1. È vero che era Wimbledon 2021, era un altro Sinner, quindi insomma la valutazione su quel precedente lascia un po' il tempo che trova, però ecco, Sinner ha veramente l'occasione di arrivare in ottavi, dove in ottavi avrà poi la prova del 9, ovvero quello Tsitsipas che lo scorso anno l'ha fermato brutalmente in Australia, e lì si vedrà se Sinner è davvero cresciuto oppure no, sempre che ovviamente sia Tsitsipas che affronta Griekspoor e Sinner che affronta Fuksovic, diamo per scontato che ci possano arrivare. Il tabellone è interessante perché, appunto, come detto, per il match di Sonego Urzak non è nulla di irresistibile, e quindi si potrebbe aprire un'interessante prospettiva per arrivare fino addirittura a quasi alla semifinale, perché insomma se poi ci sarebbe Medvedev e poi ci sarebbe il vuoto creato da Nadal come previsto, perché insomma in un altro fantatennis di Tennis Circus, io nel mio tabellone, perché là si tratta di dover indovinare il tabellone, faccio pubblicità anche a loro di Fantatennis, io avevo messo Nadal fuori entro i primi due turni, quindi a me non sorprende il fatto che McDonald lo abbia battuto in 3 set. C'è stato l'infortunio questa volta vero di Rafa, c'è stato, però a onor del vero va detto che McDonald stava dominando la partita anche prima che Nadal si fosse fatto male. Questo a dimostrazione che quando ti fai male davvero, che quando hai problemi fisici, quello che ho sempre detto io, quando nel tennis giochi al 50% è molto difficile vincere una singola partita, figuriamoci un torneo. Tutti quelli che hanno vinto tornei facendo dichiarando infortuni, magari l'infortunio c'era ma non era invalidante, ecco, nel senso che ti permetteva di giocare. Quando l'infortunio è serio, e Nadal oggi è come McDonald lo spostava di 2 metri, Nadal perdeva totalmente la misura del campo, cioè si vedeva che faceva fatica a muoversi, si vedeva che stava male in campo, e quindi oggi si è visto un giocatore infortunato, cosa che non abbiamo visto negli ultimi 2 Australian Open, quando sia Djokovic piangeva uno strappo, un presunto strappo agli addominali, per poi massacrare chiunque trovasse sulla sua strada, sia un Nadal che, se veramente non sta in piedi, non rimonti una partita sotto 2-7-0.
È vero, qualcuno mi ha scritto su Facebook, ma il terzo set se lo è lottato. Il terzo set ha semplicemente tenuto un servizio in più, ma non è mai andato vicino a fare il break, ha dovuto annullare una palla break e poi sul 5 pari ha concesso il break che è valso il match a McDonald's. Bravo Nadal a stare in campo e a dare la soddisfazione all'americano di batterlo. Perché insomma a quel punto anche non camminando più, ma dai la mano all'avversario e gli dai la soddisfazione di averti battuto. Tanto ormai i tuoi bravi 22 slam li hai vinti, i tuoi record restano. E se decidi di giocare in questa condizione, e si era visto anche nei tornei precedenti che Nadal non avrebbe potuto fare strada in questi Australian Open se non per miracoli medici che questa volta non ci sono stati e le punturine stavolta non hanno funzionato e insomma si va fuori al secondo turno. Questo non vuol dire che però i trattamenti che ha avuto Nadal l'anno scorso quest'anno non hanno funzionato, semplicemente perché Nadal, non perché non è bravo il medico, ma semplicemente perché Nadal è un anno in più. E da Wimbledon ha praticamente saltato tutta la stagione, vuol dire che il suo fisico è totalmente a pezzi. E io credo che il Roland Garros a questo punto sia il canto del cigno, nel senso che lui cercherà di presentarsi in forma a Roland Garros e poi dirà basta, perché altrimenti rischia di continuare a fare un tipo di gioco che peggiora la sua situazione, che lo espone a queste figure non consone al suo livello, non consone al suo lignaggio. Si può perdere da McDonald's, ma certamente non si può perdere 6-4, 6-4, 7-5 non avendo palla break, insomma, cioè, è pesante. Io quindi credo che Nadal punterà a Parigi, punterà a fare neanche a vincerlo Parigi, perché questo Nadal non è in condizioni di vincere Parigi, punterà a fare un dignitoso Roland Garros. Nadal in queste condizioni è un miracolo se a Parigi arriva la seconda settimana, questo ve lo dico ora, e poi dovrà trarre le sue conclusioni e probabilmente salutare tutti nel suo regno nel momento in cui il regno cade, perché io ripeto, vedendo il Nadal di oggi mi viene veramente difficile pensare che Rafa Nadal possa vincere in queste condizioni. Poi se tra qui e maggio succede un miracolo, ma i miracoli, ragazzi, sono tali perché capitano di rado, chiedere tutte le volte un miracolo a uno che ha il fisico praticamente distrutto, insomma, è molto difficile. Quindi io credo che Nadal non arrivi. Io pensavo che potesse arrivare alle Olimpiadi del 2024. Credo che il canto del cigno di Nadal ci sarà quest'anno a Parigi. Ve lo dico con il cuore e me lo auguro per lui, perché onestamente vedere Nadal preso a pallate da McDonald's fa male anche a chi tifoso come me di Nadal non è. Cioè, vedere un campione che ha fatto la leggenda dello sport, che viene preso a pallate da uno che probabilmente al prossimo turno rischia di perdere, e insomma, non è bello. Non è bello né per lui, non è stato bello per Federer, non sarà bello per Djokovic. L'età purtroppo è un qualcosa contro cui tutti prima o poi dovremmo arrendersi e dovremmo capire che determinate prestazioni che facevamo anni fa, adesso non le possiamo fare più. Detto questo, con Jannik Sinner che approda al terzo turno, che è la nostra unica speranza, anche perché nel femminile non è che vada poi troppo meglio, un torneo femminile che ha visto stanotte la vittoria della Stefanini, che ha raggiunto il secondo turno, ha visto la Bronzietti perdere proprio al primo turno dalla Sigmund Stefanini, che aveva vinto facile, scusate, Bronzetti, che aveva vinto facile il primo set, e poi è stata massacrata dalla tedesca. Domani toccherà alla Giorgi.
cercare di battere una Shemildova che è avversaria accessibile. Ci sarà anche la Stefanini che affronta la Grasheva, dove la Stefanini parte sfavorita, però ecco, le nostre speranze per vincere uno Slam sono tutte su Jannik Sinner, che anche grazie all'uscita di Nadal ha Tsitsipas e Medvedev come avversari verso la finale. Diciamocela tutta tutta, cioè se Sinner batte Tsitsipas e Medvedev, secondo me va in finale. Djokovic è dalla parte opposta, quindi non lo potrebbe trovare. Non ho assolutamente timore di nessun altro se si passa questi due ostacoli che sarebbero ottavi e quarti di finale. Poi la semifinale sarebbe con chi esce dalla parte di Nadal, e oggettivamente questo Urzak non può impensierire il Sinner che abbiamo visto stanotte. Io detto questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito ancora a iscrivervi al canale, a lasciare like al video, a attivare la campanella, andate su www.fantatennis.net per dare un'idea, per dare un'occhiata e avere un'idea di quello che è il fantatennis di questo canale e ricominciate a farlo quando dopo la settimana di stacco degli Australian Open si ripartirà. Nella settimana di stacco ci sarà la novità. Per chi già lo fa, per i 32, 33, che anche 34 che già lo fanno, e per chi quest'anno proverà a farlo e dovrà qualificarsi per una cosa importante. Per l'anno prossimo, quindi un'occhiata al sito, mi raccomando. Ciao a tutti e buona giornata.